Ehi, hey, salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Fallout 4. Questo è il terzo episodio e siamo andati un po' in giro a uccidere un po' di cosine, compresi dei predoni che erano accampati qui vicino, vicino al mio volto dove sono uscito. Appunto, abbiamo un po' di equipaggiamento, guardato che li abbiamo fatti secchi e sono abbastanza felice della cosa. Credo di aver anche livellato, o no? No, mi manca pochissimo per il livello 2, proprio poco. E calcolando che ho solo 3 di intelligenza, sono salito anche abbastanza rapidamente. Purtroppo ho dovuto fare un compromesso, mi sono messo intelligenza sufficiente solo per mettermi l'abilità per modificare le armi. Senza quella non posso stare, dato che amo il crafting di questo gioco, però ho dovuto investire molto in agilità, perché questo è un personaggio, sarà un personaggio totalmente dedicato allo stealth e ai danni critici. Per cui purtroppo non potevo mettere più tanti punti su intelligenza. Comunque, non male, adesso abbiamo livellato. E il primo livello di intelligenza me lo metterei proprio su fanatico di armi. Così possiamo modificarci un pochino le armi. Tra l'altro qui c'è un bellissimo posto dove possiamo cucinare. E infatti lo userò molto a breve. Tra l'altro non abbiamo munizioni per nulla proprio. Siamo totalmente a secco. E la cosa non mi rende per nulla ottimista. Spero di trovarne molto rapidamente degli altri, magari in una di queste case abbandonati e quant'altro. Perché altrimenti ce la possiamo passare molto brutta potenzialmente, dato che abbiamo solo, credo, 3 o 4 di forza o qualcosa del genere. Quindi col corpo a corpo faccio poco danno e non me la sento di usarlo troppo spesso, se ho questa possibilità appunto di non usarlo troppo spesso. Oh, una cassetta, interessante, dammi qua. Oh yeah, vediamo un po' cosa possiamo cucinare. Cibo cotto, bocconcini di ratto talpa, che questi dovrei poterne fare un po'. Perfetto. Per chi non lo sapesse, il cibo normalmente quando non è cotto ci danneggia quando lo mangiamo, ci dà radiazioni, però una volta cucinato non ci darà più nessuna radiazione, ci darà ancora più salute di quanto ci avrebbe dato normalmente, ed è un'ottima alternativa agli steam pack quando si finiscono, quindi per non dire il fatto che ti dà anche esperienza a cucinare, quindi è una situazione assolutamente super win, conviene cucinare ogni volta, e appunto così, se dovrò curarmi senza avere gli steampack potrò farlo senza troppi problemi. Dunque, qui dobbiamo parlare con Codsworth, perché ovviamente questa era la nostra casa una volta, e iniziamo la storia qui, diciamo. Però io, già che ci sono, sapete com'è, sperando di non annoiarvi troppo, esplorerei un po' intorno qui per vedere soprattutto se trovo proiettili, dato che non ne abbiamo. Per cui se vogliamo proseguire, magari sarebbe cosa buona e giusta trovare proiettili il prima possibile. Anche calibro 38 non è un problema. Qui c'è una bomba. Immagino che se aprivo quella cassaforte mi sarebbe esplosa in faccia. Magari evitiamo. Ok, forziamo questa bellissima cassaforte e vediamo cosa contiene di bello. Spero munizioni. Bene. Yeah, munizioni 26, calibro 38, buono. Anche 10 mm, perfetto. Ricarichiamo. Oh yeah, bro. Ok, tra l'altro, come ho già detto, quell'arma la devo silenziare il prima possibile. E credo che la trasformerò in un fucile e mi metterò l'abilità per usare i fucili. Perché, per il semplice fatto che sono più precisi sulle distanze. Quindi avrò più possibilità di fare critici. Perché ovviamente se io sparo un colpo e sbaglio mira, i nemici si accorgono della mia presenza e poi a quel punto non potrò più fare il critico. Il critico per la sorpresa, diciamo così. Da attacco da sorpresa. Muori, carissimo scarafaggio. Yes. Ok. Per cui più possibilità ho di mettere a segno il primo colpo, meglio è con questo personaggio, con questa build che sto creando. Per cui l'idea appunto è di crearmi armi più precise possibile, onde evitare di mancare il bersaglio come un idiota. Bersaglio. Ok, apri qui. Sì. Forcina,
Parrucca Pompadour, bellissimo. Emozionante proprio. Tipo la parrucca con lo stile di capelli alla Elvis, diciamo. Sono le cose emozionanti della vita proprio. Ok, allora. Andiamo a fare quattro chiacchiere con Cotsworth. Dai, già che siamo qui. Qua dietro ci sono già andato a vedere. Ok, guardiamo qui e poi andiamo a fare quattro chiacchiere con Cotsworth. Con Cozzi. Oh, ventilatore, grazie mille. C'è qualcosa dentro qui, c'è qualcosa dentro qui. No. Qui non c'è una mazza. Medaglione d'argento, grazie mille, lo prendo volentieri. Ok, sì, parla con Cotsworth. Ci stavo per andare, appunto, qui. Vestito rosa slavato. O lavato. Non ho fatto tempo a leggerlo, l'ho chiuso subito come un idiota. Ok. Cotsworth. Salve. Un po' arrugginito, ma sempre lui. Malacci, sono... davvero lei? Oh mio Dio. Non è possibile. Non sta succedendo davvero. Non sta succedendo? Di che sta parlando? Oh, ma lei ha un aspetto terribile. Grazie, Forse il Cotsworth. signore potrebbe offrirle uno di quegli abbracci che piacciono tanto a voi umani. A proposito, dov'è la sua dolce metà? È deceduto. L'hanno ucciso. Signora, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. È da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi, o magari la sciarada. Ah, Sean adora quel gioco. Il piccolo è con lei. E intanto Cotsworth continua a rigirare il coltello nella piaga proprio. Comunque l'hanno preso. È sparito, cazzo. Qualcuno lo ha preso. Hanno rapito mio È figlio. peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. Non importa quanto tempo è passato. Mi sento bene. In effetti un po' più di 210, signore, più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Forse potrei prepararle uno spuntino. Deve essere terribilmente affamata. Cotsworth, ti comporti in modo un po' strano. Che c'è? Io, no, signora, è stato terribile. 2 secoli senza nessuno con cui parlare, nessuno da servire. Ho trascorso i primi 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla, e non le dico, la futilità di spolverare una casa crollata. E la macchina! Come si può lucidare la ruggine? Resta con me, amico. Concentrati. Temo di non sapere nulla, signora. Quando sono cadute le bombe, siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che il signore volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... Beh, è accaduto tutto. Grazie, Grazie, Cotsworth. Cotsworth. Prego, ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare il signore e il piccolo Sean. Il signore, a meno che non sia diventato uno zombie, non credo che lo troveremo. Sean è stato rapito. E tra l'altro so già quello che devo fare per andare avanti, quindi no, grazie. Non resta più nulla. È tutto perduto. Un po' Avere pazienza, tragica come cosa, ma signore. non resta Il più suo nulla, tutto perduto, ma servitore è in ok. guardia nel quartiere. Ok, dunque, ora, vi avevo detto nel video precedente, mi sembra, che, a parte, vabbè, qui c'è il fumetto che ci dà più 5% di danni, buono, Gronak il barbaro. Comunque, vi avevo detto nel video precedente, mi sembra, che c'è un modo, per chi non lo sapesse, inizialmente, quando tornate qui a Sanctuary, per mettervi un punto abilità in più.
Quindi io ho tenuto, diciamo, a mente la cosa e ho messo un punto in meno di quanto avrei voluto mettere su percezione. Quindi, in sostanza, qua non c'è niente da prendere. In sostanza, basta che tornate qui nella camera da letto di Sean, del figlio rapito, e guardando qui sotto trovate questo libro che si chiama Psi Special. Ed è il libro che appunto era anche in Fallout 3, che trovate a inizio gioco e vi serviva per impostare le caratteristiche del nostro personaggio, cosa che qui succede quando il tecnico della Voltec vi viene a bussare alla porta all'inizio, appunto, come avete visto. Però, se voi cliccate qui sopra, vi dice scegli l'attributo da migliorare e qui appunto potrete migliorare un attributo di un punto, così a gratis, senza fare niente. Volevo mettermi più percezione. Oh yes, così abbiamo percezione 8. Come vedete. Yes, yes, yes. Così a gratis, senza fare assolutamente nulla. Non male. Perfetto. Ora, qui c'è un bellissimo banco da lavoro e vari materiali da raccogliere, nonché la possibilità per la prima volta nel gioco di accedere a un'officina che ci permette di costruire qualsiasi cosa vogliamo, anche comprese basi, comprese banchi da lavoro, negozi e quant'altro, un po' stile Minecraft, e questa è la prima volta che nel gioco di Fallout c'è una meccanica di gioco simile. Potete costruire qualsiasi cosa vogliate praticamente, tipo tutto e di più e porlo dove volete. Io al momento non ho tanti materiali, quindi non mi va. E potete distruggere anche le case in rovina e vari oggetti in giro per la mappa. O meglio, però, solo nella zona che possedete, che avete preso, diciamo, in custodia, liberandola da nemici, oppure aiutando i coloni che vi abitano e quant'altro. E appunto, io distruggendo tutte queste cose posso ottenere vari materiali che poi posso usare per il crafting, sia di armi, sia di armature, oppure di altre basi. Quello che mi interessa adesso inizialmente, siccome mi sono messo il punto in fanatico di armi, sarebbe quello di potenziarmi un attimo l'arma. Per fare il silenziatore mi serve, sì, fanatico di armi livello 2, per cui... Nope. Allora, controllo di rinculo eccezionale, rinculo colpo ridotto, portata inferiore. Allora, prima cosa che voglio fare è mettere castello standard, no, cioè il castello, vabbè, il castello... Castello potente che mi dà 19 di danno, ovvero come la pistola da 10 mm. Poi ci mettiamo una bellissima canna corta che ci dà un pelino più di portata. E poi, ah, purtroppo non ho materiali. Volevo metterci un rompifiamma, vabbè, la metterò prossimamente. Impugnatura possiamo farla? Neanche, ok. Quindi per ora ci dobbiamo accontentare di aver messo la canna lunga e... Caricatore possiamo farlo, mirino possiamo farlo, non possiamo fare nulla, ci serve adesivo che non abbiamo al momento purtroppo. Però mi ritengo abbastanza soddisfatto perché così ho la possibilità di colpire i nemici un po' più facilmente. Tra l'altro avrei voluto metterci anche un calcio, ma pazienza, tanto ancora l'abilità per i fucili non ce l'abbiamo, quindi. Questo è il banco per modificare le armature, ovviamente. La mia idea sarà quella di fare le armature ombrate, perché ti migliorano la furtività nelle aree buie e la resistenza ai danni dell'energia. Quindi, appena avrò l'abilità armaiolo, mi imposterò tutta l'armatura così. Cercherò di trovare tutti i pezzi di armatura di cuoio e farò un'armatura di cuoio totalmente ombrata per andare in giro in stealth più facilmente. Poi ovviamente dovrò mettermi anche l'abilità dello stealth che ti aumenta la possibilità di non essere visto e quant'altro. Però per ora procediamo e andiamo verso Concord, che è il prossimo luogo dove dobbiamo andare per continuare la storia. Ovviamente adesso all'inizio farò qualche missione della storia e poi inizierò l'esplorazione più totale appena avrò finito queste due prime quest, giusto per fare, diciamo, i primi 3-4 livelli, sto cercando di farle tutte di seguito. Così se non altro avrò un po' il personaggio leggermente più forte. Comunque, munizioni, steampack, un'altra pistola artigianale, robe che non ci interessa particolarmente avere, ma raccogliamo tutto ancora una volta. Aspetta però,
Quanta roba ho addosso? Mi sono dimenticato di depositare, scusatemi. Chiedo perdono. Mi sono dimenticato di depositare l'inventario. Non me lo voglio portare dietro perché altrimenti non potrò più lootare niente. Non è il caso, dato che io amo lootare, quindi distruggiamo anche questa casa già che ci siamo. Ce la troviamo davanti. Why not, direi. Allora. Perfetto, rieccoci qui. Allora, depositiamo tutti i materiali, depositiamo anche le armi che non usiamo. Anello nuziale. Pistola, bla bla bla. Boccoccini di tappo, quelli li tengo, le molotov ne deposito una. Tutta roba che non userò. Quindi se ne va dentro lì. Cotoletta. Cartuccio fila a pompa, casco dell'esercito. Ah, quello lo devo equipaggiare tra l'altro. Perché mi dà difesa, perché non usarlo? Coperto da reietto. Quassine di carne. Faccia della sabbia. Faccia di sangue. Ok. Granate non le voglio. Dava per ruote. Questo me ne. Vabbè, non lo voglio, tanto non lo uso per ora. Tirapugni non lo uso. Ah, casco dell'esercito lo riprendo adesso, scusate. Ok, abbigliamento, casco dell'esercito, dammi qui. Grazie mille. Ok, ora abbiamo l'inventario bello vuoto. Facciamo il casco dell'esercito. Che bello. Ok, possiamo proseguire. Ora sul serio, questa volta seriamente. Ora che ci siamo liberati per bene l'inventario, possiamo andare avanti e lottare come se non ci fosse un domani. Cos'è? Munizioni di calibro 38. Wow, così a caso buttate per strada, ok? Non mi lamento. Non mi lamento per niente. Percezione 8 per questo personaggio dovrebbe rimanere sempre quella, forever and ever. Spero di trovare il prima possibile la Bubble Head per aumentarmi l'agilità a 11, così ho il massimo di agilità possibile. Se non la trovo, magari guarderò un attimo su Google, lo cercherò. Se, dove sta? Ehi, bello. Che ci fai qua fuori tutto da solo? Hai perso il tuo padrone, bello. Ok, allora vieni con me. E abbiamo trovato Dogmeat, il nostro primo compagno, che purtroppo penso utilizzerò poco perché è il compagno che ti fa scoprire più di tutti quanti, perché appena vede un nemico lo attacca, gli corre incontro cercando di azzannarlo. E ovviamente se tu vuoi fare un personaggio stealth non è il massimo della vita, diciamo così. Non è assolutamente il massimo della vita perché ti fa scoprire di continuo. Quindi ho paura che appena troverà un altro personaggio più adatto allo stealth, Dogmeat se ne va a casa. O addirittura, se mi gira, potrei mettermi il perk per andare in giro in maniera solitaria e non portarmelo proprio un companion, perché in quel modo sarei sicuro che i nemici difficilmente mi scoprirebbero se non faccio sbagli io in primis. Potrebbe essere un'idea, in effetti, adesso che ci penso, andare in giro da solo, senza compagni. Dammi qua, grazie mille. Oh, ciao. Muori. Thank you very much. Beccati un paio di questi. Beccati un paio di questi. Beccati un paio di questi. Difficilmente mancherò il bersaglio, dato che ho 8 di percezione a sto punto. Ok, finiti. Amo il VAT. L'ho già detto, credo, ma lo amo di brutto perché ti permette di fare queste gran figate. Tipo, che ti appare tipo 5-6 nemici davanti. Se hai tanta agilità, li targhetti tutti quanti col VAT. Li uccidi senza che possano farti nulla. È una super figata. Comunque, qui possiamo cucinare altro. E già che ci siamo, facciamolo perché abbiamo ucciso un po' di animali nel mentre, quindi un po' di animali. Ok,
mostruosi, mutati geneticamente. Ok. Perfetto. Comunque, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, continueremo nel prossimo la nostra esplorazione verso Concord. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate se avete qualche suggerimento da darmi sui video o sul canale in generale, e se volete seguirmi su Twitter trovate il link in descrizione del video. Ovviamente su Twitter posterò di volta in volta tutti i nuovi video che usciranno sul canale, quindi per rimanere sempre aggiornati seguitemi lì, e trovate anche il link del mio Facebook se vogliate passare a farmi un saluto. Noi ci vediamo alla prossima.